topolino e l'elefante. Il figliolo del topo era proprio triste e fu soltanto alle insistenze commosse dei suoi genitori che si decise a parlare. Tra le lacrime raccontò il dolore che aveva nel cuore. «Sono innamorato della figlia dell'elefante. L'ho vista sul margine della foresta, mentre staccava i rami bassi della cace con la sua bella proboscidina lucida e agile. Le ho fatto i miei complimenti per la sua bellezza. Allora lei mi ha sorriso con un barrito dolcissimo. Poi, quando ci siamo rivisti, mi ha fatto capire che anch'io non le dispiacevo del tutto. Allora ci siamo fidanzati e abbiamo deciso di sposarci. Ma ieri la mia fidanzata è venuta da me tutta piangente per confessarmi che non ha il coraggio di domandare a suo padre il permesso per le nostre nozze. È così superbo e intrattabile. Forse perché è tanto grosso e tanto forte e ne hanno paura tutti, nella foresta e sulle montagne. Il pianto del povero topolino era così sconsolato che i suoi genitori si sentirono stringere il cuore. «Bisogna vedere di accontentare il nostro figliolo», azzardò finalmente la mamma, che però tremava al pensiero di dover affrontare la collera del grosso elefante. Ma il marito, per fortuna, era della sua stessa opinione e lui, almeno, non aveva paura. «È vero, hai ragione, andrò subito io». L'elefante aveva ascoltato con molta cortesia e pazienza il lungo racconto di compare Topo, ma quando sentì che si trattava di una richiesta di matrimonio, non poté trattenersi dal ridere. L'elefante, anzi, rideva a tal punto, facendo tremare e sobbalzare il pancione rugoso, che dovette appoggiarsi ad un grosso albero vicino per non cadere a terra, perché si sa che gli elefanti, se cascano, penano parecchio a rimettersi in piedi. Poi, dato che il topo insisteva ostinato, cercando di convincerlo della serietà della sua proposta, l'allegria del grosso bestione si mutò in collera furiosa. Come poteva avere tanto coraggio una bestiola così piccola e così debole? Non capiva anche lui che quel matrimonio era impossibile assolutamente. Non potremo mai imparentarci con un animalino della tua specie. Noi siamo animali di razza infinitamente superiore e non possiamo avere nulla in comune con voi. Sarebbe un'umiliazione e una vergogna per tutta la nostra famiglia. Ma proprio in quel momento la collera dell'elefante fu distratta da un avvenimento improvviso. Vicino al bosco era scoppiato infatti un urlio di voci umane accompagnate da un furioso galoppare di zoccoli. E quasi subito la piccola elefantessa si precipitò atterrita verso i suoi genitori. «Babbo! Mamma!» barrì pietosamente. «Aiutatemi, aiutatemi! Sono inseguita dai cacciatori che vogliono uccidermi! E badate che non possiamo neanche fuggire, perché il bosco è già tutto circondato da ogni parte!» La situazione si presentava così grave che l'elefante aveva dimenticato del tutto il povero topo rannicchiato tra l'erba. Ma ci pensò lui a farsi vivo, avanzando di nuovo in modo da essere ben visto e meglio ascoltato. «Compare elefante illustrissimo», cominciò infatti a dire, onorandolo con le parole più rispettose perché gli desse più volentieri ascolto. «Non ti spaventare tanto. È venuto il momento, vedi, in cui anch'io, così piccolo come tu dici, posso esserti di aiuto». L'elefante sgranò gli occhi, non comprendendo come fosse possibile, ma il topo seguitava imperterrito. «Adesso è quasi notte e i cacciatori si prepareranno certamente per il riposo notturno. Voi potete pure dormire tranquilli, perché vi assicuro che domattina potrete mettervi in salvo senza essere inseguiti neppure per un passo». E prima che l'elefante potesse domandargli come avrebbe fatto a mantenere la sua promessa, compare Topo era già scomparso per mettersi all'opera. Per tutta la notte i
cacciatori sentirono un gran fruscio di piccole zampette fra l'erba e un gran rosicchio di piccoli denti proprio fra le tende del loro accampamento. Ma non potendo vedere nulla, nel buio delle tenebre, si illusero forse di avere sognato. Viceversa, all'alba una distruzione inaspettata era compiuta. Erano state rosicchiate e rotte tutte le bardature, le briglie, le selle, le staffe, non solo, ma anche i legacci dei sandali e delle lance e i bracciali degli scudi di ippopotamo e, quello che era peggio di tutto, le corde degli archi. Insomma, i cacciatori si strappavano i capelli vedendosi così disarmati e impotenti. «Certo, deve essere stato il diavolo a ridurci in questo stato», diceva il capo. E non capivano invece che si trattava semplicemente degli aguzzi dentini dei tre sorcetti, madre, padre e figliolo, che adesso correvano a perdifiato verso il rifugio dei tre grossi elefanti. «Ecco fatto», disse compare Topo appena furono giunti davanti alle bestione che attendevano impazienti. «Siete completamente liberi di andarvene dove volete. I cacciatori non potranno muovere neppure un passo per inseguirvi e non riusciranno a tirare nemmeno una freccia contro di voi». E in poche parole spiegò quello che aveva fatto. Poi attese, un poco agitato in verità. Ma adesso Grosso Elefante era diventato assai più ragionevole e mansueto. «Hai mantenuto la tua parola, compare Topo. Vi dobbiamo la vita. Noi, così grossi, a voi così piccoli. Ti concedo dunque il consenso e il premio che volete. Tuo figlio sposerà la mia figliola. Siete contenti?»